Promuovere gli studi americani presso gli Atenei italiani, incrementando quegli ininterrotti scambi culturali, quella reciproca curiosità alimentata dalla conoscenza che da sempre lega gli Stati Uniti all'Italia. In quest'ambito si colloca la cerimonia di inaugurazione, alla presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti, Lewis Eisenberg, del corso di Storia e Istituzione degli Stati Uniti presso la sede del Rettorato dell'Università di Napoli l'Orientale, un'iniziativa promossa dalla Missione Diplomatica Americana in collaborazione con l'Associazione Italiana per gli Studi Nordamericani e il Centro Studi Americani. Abbiamo chiesto all'ambasciatore perché si parte da Napoli. Sicuramente siamo venuti a Napoli per tantissime ragioni, non ultima il fatto che abbiamo moltissimi amici e vicini a New York che sono di origine italiana e napoletana in particolare, da cui abbiamo sentito magnificare la bellezza, la cultura, la simpatia del popolo napoletano e poi non da ultimo la gastronomia, il buon cibo. La politica culturale degli Stati Uniti, il modo di diffondere la vostra cultura. In realtà sono qui più che altro a riconoscere che negli Stati Uniti abbiamo consapevolezza dell'importanza anche del contributo alla cultura mondiale dell'Italia e conosciamo il valore della cultura italiana che si è diffusa in tutto il mondo e negli Stati Uniti lo apprezziamo moltissimo. Questo insegnamento sarà offerto non solo agli studenti di lingue e letterature straniere ma anche agli studenti di relazioni internazionali, perché soltanto attraverso la conoscenza si può ovviamente dialogare.